Saluti a tutti che vi state gioiosamente connettendo. Ecco, device. Vi saluto con piacere. Aloha anche a te, Benedetta, per questo ultimo incontro di questo gruppo di lavoro che ha segnato come una lenta crociera di piacere le settimane che sono intercorse tra il 27 aprile, quando abbiamo cominciato questo esperimento insieme. E oggi è passato quindi un mese e un po', ma per come abbiamo percepito quest'ultimo periodo, percepiti 6 mesi più o meno. Quindi oggi, ecco, una cosa divertentissima che farai altre 1000 volte se va interiorizzato ogni parte di questa esperienza insieme, che non so bene dove ci porterà, nella misura in cui del futuro non si sa nulla, ma anche perché non ho mai affrontato il discorso del post con i ragazzi. Di scuola sostenibile open source e quindi boh, ad ogni modo ovviamente ci sono delle cose che rimangono in questo momento in sospeso, come ad esempio la consegna da parte di alcuni di voi di alcuni compiti pregressi che ancora aspetto con tranquillità, tanto non il fatto che finisca questo percorso di lezioni non implica il fatto che io non legga più le mail, lo so, volete le registrazioni, avete ragione e le avrete, questa è la mia promessa elettorale. Quindi non solo possiamo continuare a sentirci finché volete, potete invitarmi a casa vostra in vacanza tranquillamente verso agosto, continuerò a leggere le vostre produzioni, alcuni di voi mi stanno mandando anche robe personali e per me non c'è nessun problema, il tempo lo trovo, quindi andiamo avanti, poi avremo bisogno anche se vi ricordate del feedback di Nicole rispetto all'esercizio che ci ha dato su Greenpeace e quindi insomma non si interrompe qui il nostro percorso insieme. Non so in che formula, poi magari ci rivedremo un giorno, chissà mai. Ad ogni modo, sicuramente queste registrazioni arriveranno, quindi non temete, è uno degli argomenti che più di frequente trattiamo via mail, mi fa piacere, grazie al tema della registrazione vi ho pian piano conosciuti tutti e 144. Bene, entrerei, sono le 18:04, quindi come al solito nel rispetto degli ultimi, che forse saranno i primi. Partiamo con un po' di ritardo. Dunque, mi permetto quindi di fare il punto della situazione. Siamo al decimo appuntamento di questo gruppo Vacanze Casalingo. Abbiamo parlato di tanti argomenti diversi e abbiamo imparato un sacco di cose, assolutamente me compresa. Abbiamo avuto ospiti importanti, internazionali. È stato tutto molto bello, è un peccato che finisca, ma vediamo un po' come strutturiamo l'incontro di oggi. Dunque, a grande richiesta, oggi affronteremo un argomento rispetto al quale a mia volta tiro fuori la pennetta degli appunti, che è, parliamo, chiacchieriamo un po' di SEO e su questo torniamo dopo. Ho pensato però che questa fosse l'occasione anche per riuscire a fare due chiacchiere, se per approfondire qualcosa, se per fare domande puntuali, critiche. Anche o felici consigli, eccetera, eccetera. Quindi divideremo questo incontro in due parti differenti. La prima in cui parleremo di SEO, la seconda in cui in maniera concordata rispetto all'ufficio tecnico nella persona di Enrico per Scuola Open Source, vi verrà lasciato il microfono per domande, insulti, insomma, le più varie espressioni dell'animo umano. Il metodo che abbiamo precedentemente concordato è quello, tra virgolette, della prenotazione di parola, perché oggi siamo in un numero ridotto, ma nonostante questo, accavallarsi, insomma, potrebbe essere un po' un problema. Quindi vi chiederò in un secondo momento, se vorrete anche accendere la camera, ci mancherebbe, semplicemente di prenotarvi con una X originale, nella chat che abbiamo, sulla piattaforma GoToMeeting. Ma questo appunto nella seconda parte dell'incontro, dove sentitevi liberi di procurarvi anche già da ora bicchieri, libagioni, prosecchi, birre, eccetera. La prenderemo in maniera molto informale. Su questo tema introduco quindi la persona che oggi ci aiuterà tutti, devo proprio dire, a capire un pochino meglio cos'è questo famoso SEO. Quali sono le dritte che chi ci ha a che fare tutti i giorni ci può dare. Insomma, anche in questo caso vi invito a considerare l'opportunità di avere di fronte persone a cui potete con tranquillità, anche in formalità, fare delle domande. Siamo tra amici, questo è un gruppo sperimentale, quindi chiedete anche le cose stupide, io lo farò. Quindi vi presento la mia amica e collega Sara Madeo,
con la quale condivido banchi e banconi, e in questa occasione è così gentile da raccontarci una parte del suo mestiere, un mestiere molto ampio, come avrà modo di raccontarci, una parte di questo, delle sue ore viene spesa anche a occuparsi di SEO. Quindi la ringrazio e le do il benvenuto in questo nostro gruppo di lavoro. Grazie, ciao a tutti. Ciao, sono Sara, appunto sono una collega di Lucia. Io mi occupo di digital da quasi 20 anni, di digital nel senso che mi occupo di siti web, di social, qualcosa sulle applicazioni, eccetera, tutto quello che è il mondo, del digitale è un po' il mio pane. Non so se vogliamo partire subito a parlare un po' di SEO, se Lucia vuole fare delle domande, se comincio a raccontarvi io. Sì, no, guarda, io partirei proprio dalle basi, per cui direi che in questo caso, quando abbiamo fatto, sai, una puntatina dedicata agli acronimi inglesi, anglofoni, abbiamo detto SEO sta per Search Engine Optimization. Quindi non dircelo in soldoni, in ciccia ciccia, Ok, ci capiamo per bene. appunto Search Optimization è l'ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca. Il testo, per i motori di ricerca il testo è la cosa più importante, quindi la prima cosa che dovete mettervi in testa è di scrivere molto bene. Per il web, perché i contenuti di valore in realtà sono i contenuti più premiati, perché sono i contenuti che vengono letti di più, che attirano più attenzione. Questi per i motori di ricerca, Google e tutti gli altri, ovviamente è un fattore, importantissimo. Quindi l'ottimizzazione è a livello di contenuto e anche. Questo ovviamente non è il luogo per farlo, però c'è anche un'ottimizzazione tecnica. Magari farò un po' un excursus veloce, giusto per capirci, però appunto è una roba un po' più intensa, che richiede un po' più di tempo. Allora, il punto è soprattutto. Quando si parla di SEO, spesso si fa l'errore di pensare, ok, devo scrivere per Google, perché devo piacere a Google, assolutamente. Questo è sbagliatissimo. In realtà, la prima cosa che devi fare è pensare alla persona che vuoi che ti legga e quindi devi scrivere per quella persona. Quindi la prima parte è proprio di studio e di ricerca, come si fa in pubblicità, che si individuano le buyer personas, no? Quindi le persone che potrebbero acquistare il mio prodotto, eccetera. Deve, la prima parte è di studio delle persone che voglio che leggano i miei contenuti. Una volta che ho individuato queste persone, devo fare reverse engineering e cercare di capire queste persone cioè, per leggere il mio contenuto. Che ragionamento faranno e quindi quali query di ricerca utilizzeranno per trovare il mio contenuto? E quindi qui entra in gioco il secondo step, che è quello dell'individuazione delle parole chiave. Per questa parte, appunto, c'è una prima parte in cui dovete mettere veramente a tavolino e fare delle ipotesi, cercare, ovviamente si può anche cercare contenuti già attuali di simili a quelli che voi dovete scrivere e vedere più o meno con quali parole chiave vi escono quei contenuti simili a quelli che scriverete voi. Quindi un po' un'analisi dei competitor possiamo definirla. Individuato quindi delle aree di parole chiave, qui entrano poi in gioco degli strumenti un po' più tecnici che vi possono aiutare. Io adesso ve li elenco e ve li spiego un po' velocemente, poi magari li cercate, li approfondite. Vabbè, una è utilizzare il Google Suggest, che è proprio la query di ricerca, sono i suggerimenti di Google, perché
oltre a mettere in base alle parole che cominci a scrivere, ti consiglia delle varianti. Poi un altro tool è il Keyword Planner di Google. Poi c'è un tool... Che hai detto come si scrive? Scusa? Perché, allora, perché... il primo è Google Suggest. Ok. Ok, poi Keyword Planner Tool, sempre di Google. Keyword Planner... Scusa, ma qua siamo... Io sono a livello base proprio. Chiedo perdono. No, tool. Figurati. Poi ci sono due tool, in parte a pagamento, in parte free, ma già la versione free a me piace come lavorano, che sono SEMrush e SEO Zoom, che sono comunque due community che lavorano benissimo per il SEO. Vi rimando lì anche per leggere articoli, approfondire. Eccetera, trovate tantissima documentazione e mettono anche a disposizione una serie di tool, ad esempio quelli di SEMrush e SEO Zoom funzionano proprio, tu inserisci la parola chiave che hai identificato e ti trova delle parole chiave correlate, ma facendo una ricerca in tra quelle che sono le parole chiave effettivamente cercate dalle persone. Quindi non un sinonimi e contrari, ecco. Se non sono in mente altro, no, direi che come tool questi. Una volta individuate le parole chiave, si può cominciare a lavorare sul proprio testo. Aver individuato le parole chiave però non significa, ah ok, allora io la parola chiave la devo far comparire 100.000 volte nella mia pagina. No, io devo scrivere il testo sapendo che le parole chiave con cui voglio essere trovato sono quelle, quindi posso usare anche dei sinonimi, dei giri di parole, eccetera. Google è intelligente in realtà, anche se non trova la parola esatta. L'importante, l'individuazione delle parole chiave in una prima istanza è più importante per concentrare la fase di stesura del contenuto, per non divagare, perché ovviamente dovete ricordarvi sempre cos'è il web alla fine, cioè perché vado a leggere il web, perché ho bisogno di qualcosa, sto cercando un'informazione, eccetera, deve essere anche quindi snello, rapido, non... devo andare incontro al bisogno, cioè ho studiato il mio utente, devo andare incontro ai suoi di bisogni e dargli qualcosa, cioè devo soddisfare le sue aspettative, risolvergli un problema, informarlo, eccetera, però deve ottenere qualcosa. Quindi questo nella strutturazione, quindi quello che consiglio di fare è cominciare a scrivere avendo tutto questo in mente. Poi subentra una seconda fase in cui rivediamo il testo che teneva presente la persona, teneva presente le keyword individuate mettiamo 10 paragrafi che ho scritto. Innanzitutto ho usato una parola, paragrafi, importantissimo, organizzare quindi il contenuto in paragrafi, strutturarlo dando un titolo ad ogni paragrafo. Consiglio sempre di avere poi di lavorare poi bene sul titolo generale dell'articolo, su un mini riassunto iniziale, però cose che magari tirate fuori dopo la stesura completa dell'articolo. Per la produzione sul web sono appunto molto importanti i paragrafi con i loro titoli, eccetera, sono importantissimi gli elenchi. Sarà capitato a tutti quanti voi di navigare e trovate l'elenco, cioè una domanda come risolvere questo problema e c'è un elenco puntato con le risposte. Gli elenchi piacciono tantissimo a Google, ma piacciono tantissimo anche all'utente, perché di nuovo l'utente ha poco tempo, quindi scorre molto più velocemente l'elenco, ottimo se questo
questo elenco lo fate linkato ai poi paragrafi in cui poi questo elenco viene magari approfondito, perché se l'utente trova rapidamente quello di cui ha bisogno, ovviamente il risultato sarà positivo, perché se guardate le statistiche di permanenza di un utente su una pagina web, sono manciate di secondi, eccetera. Avete pochissimo tempo per conquistare la loro attenzione. Quindi, appunto, se immaginiamo una pagina che può funzionare, ha un titolo studiato bene, un breve riassunto di cosa andiamo a parlare, un elenco puntato con i titoli dei miei sottoparagrafi, possibilmente linkato, che mi porta rapidamente a tutti i contenuti approfonditi. A livello del singolo paragrafo, importante lavorare anche di formattazione. Il grassetto è un valore per Google, il corsivo anche, gli incisi, le virgolette, eccetera, va curato da quel punto di vista. E oltre a questo, anche il linking interno va curato, nel senso che se ci sono più paragrafi è facile che in un primo paragrafo parlo di un argomento che però magari in qualche modo verrà approfondito al punto 9, e quindi interessante linkare anche all'interno del testo i vari contenuti. Visto che stiamo parlando di link, oltre ai link interni, sono importantissimi anche quelli esterni, nel senso che comunque sia l'utente che Google danno molto valore a chi cita altre fonti, da fa un collegamento ad altre fonti. È un modo per dare ancora più valore al proprio contenuto, e anche perché dovete pensare al web sempre come ad una community, e lo dimostri ancora di più citando altre persone, linkandoti. E questa cosa del linkare esternamente ha comunque spesso anche un ritorno, perché ovviamente linkando ad altre pagine web, ad altri siti, è facile che in futuro possano decidere di fare altrettanto. E uno dei punteggi che viene dato da Google è anche dato da quanto il tuo sito è linkato da fonti esterne. Quindi questo può essere un buon modo per fare quello che viene chiamato link building. Poi, cos'altro vi posso dire? Allora, su come strutturare proprio i contenuti, ci sono alcune regolette che vengono usate e che funzionano. Cioè, ad esempio, se scrivo un articolo sul copywriting, se il mio titolo è "Cos'è il copywriting? Le 10 mosse che non devi assolutamente perdere", è qualcosa che di nuovo funziona sia per Google che per l'utente, perché cos'è il copywriting è facilmente una keyword di ricerca, le 10 mosse che non devi perdere è qualcosa che piace all'utente, sa che avrò 10 tips che mi aiuteranno a risolvere il mio problema. Cioè, a risolvere il mio problema, a trovare quello che sto cercando. Poi, non so se Lucia mi vuoi chiedere ancora qualcosa tu, che io vado sempre a raffica. Allora, avrei molte cose da chiederti perché sono molto interessata. La prima cosa che mi viene da chiedere è, in questo momento mi sto immaginando un caso zero. Poi ovviamente lascio le domande ai ragazzi, e ci mancherebbe, ne faccio giusto una. Mi sto immaginando, magari arriva da me una persona, un amico apre un bar e mi dice vorrei che tu mi aiutassi a curare la comunicazione del mio bar. Barotto si chiamerà questo bar. Allora mi dice, occupati tu della produzione di contenuti che devi veicolare sul web. Allora, che cosa fa un bravo
conoscitore di SEO in quel caso lì, come si comporta nella gestione dei suoi, della sua comunicazione? Scusa, forse è un po' ampia come domanda. No, aspetta, aspetta, cioè cosa vuoi sapere in particolare? Se io calo questo in un esempio concreto di uno che ha un bar, ad Sì. esempio, a me SEO serve quando io creo il suo sito, di lui. Allora, sì, nel senso, il SEO ti serve ogni volta che scrivi dei contenuti che vanno sul web. In realtà vale soprattutto, diciamo, per i siti internet, ma vale tantissimo anche per i social. Se fate ricerche ultimamente, spesso tra i primi risultati ci sono le pagine Facebook, perché quindi in realtà è ogni volta che scrivi un contenuto che vuoi che venga trovato dagli utenti, devi fare tutto questo percorso che abbiamo detto, quindi individuazione di chi è il mio target, eccetera. Ad esempio, se penso ad un bar, il lavoro che dovrò fare sulle parole chiave, eccetera, pensiamo, se prima ho fatto l'esempio del copywriting, che può interessare a chiunque in Italia perché l'articolo l'ho scritto in italiano e va bene. Il bar di Torino non deve arrivare a Bari o di informazione, non ho questa necessità. Quindi lo studio che devo fare, ad esempio, sui contenuti del bar è non pensare solo ai termini chiave, che ne so, mixology, bartender, eccetera, ma lavorare anche sulla localizzazione, quindi associarlo in qualche modo alla città, agli eventi della città, probabilmente farei, a personalità della città, no? Magari con delle collaborazioni. Eccetera, perché così se ospito qualcuno nel mio bar perché magari canta, fa un'esibizione, eccetera, se lo racconto sul sito, comunque arriverò al target di tutte quelle persone che seguono questo personaggio pubblico della città, eccetera. Forte. E quindi, quando se devi pensare ai contenuti per il sito internet, appunto, ovviamente poi ci saranno cioè, la strutturazione dell'albero del sito, eccetera, però questo non riguarda tanto la SEO optimization, sul singolo articolo, diciamo, no? Quindi è un lavoro che i blogger, quello che fanno bene, è lavorare tanto proprio appunto di SEO in questo senso. Di bomba. Poi ovviamente accenno un po' adesso a quella parte magari un po' più tecnica. Se vi accingete a un conto è, se mi chiedono di scrivere un testo e saranno poi altre persone ad occuparsi di inserirlo sul web, le informazioni generali che vi ho dato sono un buon punto di partenza. Se invece, ad esempio, avete un blog e quindi sono contenuti che caricate voi sul vostro blog o sul blog di qualcuno, dovete stare attenti anche a utilizzare dei marcatori nel codice della pagina per rendere questa più fruibile. I marcatori più importanti sono i meta tag title e description, quindi il title della pagina, che può essere simile al titolo che mettete nel testo, però ha un limite di carattere, eccetera, quindi farete delle scelte, e una description, che è una piccola descrizione breve, e questi due sono gli elementi che compariranno su Google quando cercate una pagina. Nei risultati c'è il tag title e il tag description. È importante poi utilizzare un altro segno di marcatura che è l'H1, che è individuato per il titolo principale. H1 sta per heading 1, quindi il titolo principale, e
E poi è importante avere dei sottotitoli. Se abbiamo dei paragrafi, ogni sottotitolo avrà un sottotitolo e questo deve essere individuato dal tag H2 invece. Okay. Quasi tutti gli strumenti, anche se non conoscete il codice, quasi tutti gli strumenti, penso a WordPress, ma anche a tanti altri, che ti permettono, strumenti che ti permettono di inserire contenuti su un blog o su una pagina web, hanno già integrate la possibilità di compilare questi campi H1, H2 da scegliere, quindi non devi andare a lavorare davvero sul codice per farlo. Fortuna. Poi è molto importante l'URL della pagina che creiamo, quindi anche nell'URL dobbiamo stare attenti a inserire quelle che chiamiamo in qualche modo parole chiave e anche tutto quello che nominerete, quindi anche se mettete un allegato o un'immagine, non chiamatelo 123 PDF, ma è importante il naming che date al PDF così come all'immagine, perché anche quei contenuti vengono indicizzati da Google e quindi troverà risultati anche lì. La ricerca per immagini è una ricerca che viene fatta spesso dagli utenti, quindi lavorate bene anche su quello, sia nella scelta delle immagini, perché se appunto, se è vero che gli utenti cercano anche per immagini, devi attirare la loro attenzione e poi nominandola correttamente perché Google possa riconoscerla, questa immagine. E direi di aver riassunto più o meno le cose principali con questo. Secondo me è precisissimo. Assolutamente. Io mi permetto di chiedere ai partecipanti del gruppo se qualcheduno ha una domanda, se vuole rivolgerla in chat a Sara. Madonna, quante cose ho segnato. Marcatori, vabbè, ce n'è di tutto di più. Mi permetto di. Guarda, Rossana, se hai piacere di scriverla, dopo con la X facciamo dopo il momento in cui proprio apriamo le videocamere. Se hai piacere di scriverla, intanto Sara, mi permetto di farti da segretaria, se non ti dispiace, ti propongo le domande come tua valletta della chiacchierata. Forse però ti ho messo in difficoltà chiedendoti di scriverla, magari era lunga. Allora, con buona pace di Enrico, direi a questo punto, Rossana, se sei d'accordo di. Ecco, intanto procedo con Silvia. Allora, Sara, a livello di social avete nominato Facebook. Volevo sapere come si comporta Google nei confronti delle caption di Instagram. Allora, al momento di sicuro non le ignora, però Instagram è un contenuto che viene fruito soprattutto da applicazione rispetto a Facebook che è fruito anche molto da desktop. Quindi per la mia esperienza, quando faccio test di parole chiave, eccetera, Facebook appunto mi capita spesso che esca nei risultati, Instagram più spesso nella ricerca di immagini. Comunque Google non li ignora in alcun modo, assolutamente, anzi, cioè, valuta anche quei contenuti. Tendenzialmente li premia un po' di meno, ma perché di solito non vai veramente su Instagram per informarti, è più facile che ti informi su Facebook. Ecco, però va assolutamente curata anche quella, perché comunque fa parte del lavoro completo sull'attività che stai facendo comunque. Anche perché c'è il limite che su Instagram nelle caption non puoi mettere i link, quindi non puoi andare ad approfondire, eccetera. Ovviamente per Google è uno strumento un po' più limitato, la caption di Instagram. Però sono questi due i social con cui ha a che fare Google principalmente, non ce ne sono altri? No, no, anche Twitter, cioè in realtà anche LinkedIn volendo, ecco. Per la mia esperienza nelle ricerche fatte, eccetera, posso segnalare che Facebook spesso su alcune parole chiave è tra i primi risultati, gli altri un pochino meno, nel senso
Ma nel senso che a volte devo ricercare, sto cercando ad esempio un influencer per lavoro, per capire che informazioni sue ci sono sul web, ma tra i primi risultati correttamente mi viene il suo profilo Instagram comunque su Google. O se cerco informazioni, soprattutto legate a informazioni di news, di aggiornamenti, Twitter di nuovo può capitare che venga abbastanza fuori nei risultati di ricerca. Un po' meno in Italia, ma perché è un po' meno utilizzato. Invece se cerchi magari news, estere dove è più utilizzato Twitter, perché cerca anche Google, cambia e si modula in base al proprio, cioè, è fatto a tua immagine e somiglianza, quindi cerca di darti quello di cui hai bisogno tu. Quindi se non sei in Italia, se Twitter è usato poco, Google difficilmente ti rimanda lì perché sa che è comunque un po' meno utilizzato. Proprio su questo argomento dell'estero e dei trend, ti viene chiesto, anche gli hashtag vengono indicizzati? O quanto influenzano le parole chiave indicizzate da Google, questi hashtag? Immagino, dice Claudia, prende in considerazione le proteste in corso in America e i trend che hanno generato alcuni hashtag in particolare. Sì, allora gli hashtag sì, vengono indicizzati. Il punto è che tendenzialmente quando cerchi un hashtag Google è facile che ti rimandi sui siti perché Google pensa che quando stai cercando un hashtag non funziona come Instagram che ritiene che tu stia cercando l'informazione, ma che tu stia cercando dei suggerimenti, delle parole, degli hashtag correlati a quello. Quindi più facile ti rimanda su quei siti, adesso non mi viene in mente il nome di nessuno. Ma vi sarà capitato di incontrare, tu cerchi un hashtag, ci sono dei gruppi di hashtag per la fotografia, gruppi di hashtag per le illustrazioni, eccetera. Quindi sì, vengono indicizzati, però Google ritiene che se tu fai quel tipo di ricerca è perché stai facendo un lavoro sugli hashtag e quindi ti rimanda su siti di community di hashtag. Incredibile. Ancora hai molte domande, Sapple. Ma inserendo link esterni, rispetto prima che ci raccontavi di quanto importante è il link building, non rischiamo di contro di penalizzare la pagina perché Google vede che la pagina viene abbandonata dal nostro utente mentre segue il link? No, cioè, senso, non devi esagerare, non devi mettere 13.000 fonti. Quelle importanti sì, però secondo me se sono nel punto giusto, nel senso che l'utente ha letto il tuo contenuto e poi fa un nuovo, cioè, ovviamente il link esterno non deve essere la prima cosa che offri. È come le note, l'appendice, dopo che ha fruito il tuo contenuto, volendo può approfondire anche da altre parti. Quindi no, non abbondando e non mettendo link a siti che non servono, ovviamente. Alessia Poi mi ovviamente, chiede. una cosa che non ho premesso, ovviamente non c'è una scienza esatta, Google non farà mai sapere a nessuno come funziona il suo algoritmo, e quindi no, cioè, Mancherebbe. nel senso, però appunto non ho in tutti questi anni, non mi è mai capitato di avere un sito penalizzato dalla presenza di link esterni. Andiamo avanti, sai, perché qui sei molto richiesta, cara ospite. Rossana ci chiede, una volta fatta la ricerca delle keyword con SEMrush, ad esempio, se mi rendo conto che è una keyword molto competitiva, magari perché è generica, è una buona strategia puntare su keyword a coda lunga, si chiamano così? Io non lo so, quindi ti riporto proprio la domanda come fatta. In alternativa, si fa a spiccare per keyword Come si generaliste? fa a spiegare per le keyword generaliste? Allora, Sì, bravo. io sono per le keyword, cioè nel senso, keyword a coda lunga, nel senso che devi cercare di andare a restringere un po' il campo. Era come l'esempio che facevamo un po' prima del discorso del bar. Se io cerco di indicizzare per bartender, ma
sarà veramente dura, rendiamoci conto. Se mi sposto su Torino, se parlo di nomino San Salvario, eccetera, vado a circoscrivere e rendo molto più facile la ricerca, cioè l'essere trovato. In alternativa, come si fa a spiccare per keyword generaliste? Non c'è, ovviamente, se lo sapessi non sarei qui. Di sicuro la primissima cosa che ho detto che è scrivere bene, cioè, nel senso che a parità di, cioè, parlando di argomenti di cui parlano tutti, la differenza la fai parlandone meglio, dando davvero l'informazione che dai. Pensiamo a un esempio per il digitale, Aranzulla. Perché funziona? In realtà usa le keyword che usano anche gli altri, come sbloccare l'iPhone perché mi sono dimenticato il PIN. Non è che usa delle keyword diverse dagli altri. Com'è che spicca? Si è costruito un background per cui è ritenuto a un punteggio di popolarità alto, ma soprattutto dà davvero all'utente quello di cui ha bisogno con informazioni rapide e precise. Quindi lo fai con la qualità di spiccare. Avanti ancora, sai. Mi chiedo nella stesura di un testo per web che percentuale del lavoro è dedicata alla ricerca delle query e delle keyword in termini di tempo e di importanza. Quindi tra le due. Non lo so, se questo mi è difficile rispondere perché secondo me dipende tantissimo dall'argomento e soprattutto se ti ritrovi, cioè esempio, se penso ad un negozio di abbigliamento che ha la necessità di uscire, ma ovviamente di essere trovato, ma ovviamente le parole chiave sono i vestiti, non è che ha argomenti diversi. Ovviamente il lavoro magari lì sulle keyword un po' lo fai, ma non puoi impazzirci perché tanto le keyword sono quelli, lavorerai di più proprio sulla stesura del contenuto, sull'organizzazione del contenuto, sul fare delle cioè nel senso che poi ci sono anche delle strategie parallele, sul fare delle collaborazioni che ti portano degli utenti sul sito, non c'è un rapporto preciso, ecco. Quando dicevamo invece, ho fatto l'esempio iniziale, boh, una pagina sul copywriting, lì magari la ricerca delle keyword la fai un po' bene perché è vero che il copywriting è quello, però ci sono una serie di declinazioni e magari se vai ad individuare quelle che in cui tu sei più forte. E spingi il copywriting per la SEO perché tu sei bravo a scrivere di copywriting per la SEO, in questo senso. Nel mio caso, una certa Mari ti chiede come mai si sono allungate così tanto le caption di Instagram, visto che per ora a livello SEO non sono così ben indicizzate. Pensavo al contrario che fossero adeguate alla scrittura SEO. No, cioè non lo so, ovviamente di nuovo Instagram non ti dice perché sceglie di fare una cosa piuttosto che un'altra. Io ritengo che sia proprio per Instagram sta avendo sempre più successo e se prima le persone si limitavano a sfogliare immagini, adesso sentono molto più bisogno. Instagram è il social perfetto per lo storytelling per immagini, ma non solo, è diventato proprio importante raccontare la propria storia. Hanno iniziato con le stories, quindi con gli audio e i video in cui ti racconti, e quindi hanno capito che era un punto di forza e l'hanno riportato anche nelle caption. Poi, ovvio, se nel futuro questo porterà anche a una buona indicizzazione a livello di SEO, ottimo. Secondo me per il momento è la forza, cioè, hanno voluto dare più forza allo storytelling. Ho capito. Avanti. Super interessante il tema. Avrei una domanda sui blog personali. Con Instagram molte persone usano il loro account come un blog personale. Questo ha danneggiato i blog personali in forma di sito web? Mi spiego meglio. È meglio oggi avere un blog personale in forma di sito o in forma di profilo social? Secondo me dipende da te, cioè nel senso tutti questi strumenti non ce n'è uno migliore o uno peggiore, dipende a,
quale è più conforme a te perché tu ti possa raccontare al meglio e anche a che cosa ti serve, perché se vendi una determinata gamma di servizi, un blog personale, però sei uno che si occupa di comunicazione, devi essere trovato dalle aziende. Forse allora più sei un'azienda è più difficile che ti trovi sui social, ma è più facile che ti trovi sul web. Quindi in quel caso opterei più a raccontarmi sul web. Se invece sono una professionista di Instagram, cioè lo uso benissimo, tengo corsi e voglio vendere i miei corsi, molto probabilmente funzionerà molto di più il profilo Instagram, perché ti crea una tua community che poi vuole approfondire, perché vede come tu sei brava a usare lo storytelling di Instagram e quindi ti sceglie poi, compra il tuo corso per fare altrettanto. Ottimo. Senti, forse possiamo finire di stressarti, ti abbiamo chiesto 3.500 cose. No, figurati, anche perché ci vuole un po' di tempo per voi per salutarvi. Già. No, figurati, il PF proprio ci hai riempito di contenuti, ho preso due paginoni piene di appunti, guarda, ti sono gratissima. Bene. Mi fa piacere. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi. E allora vi saluto, vi lascio salutarmi. Grazie Grazie, Lucia Sara. per avermi ospitato. Grazie a te per essere stata ospitata per adesso qui e dopodomani a cena. Quindi ti auguro una Assolutamente. buona serata. Grazie mille. Ciao, ciao. Dunque, signori, in questa seconda parte di questo incontro, appunto, mi sembra la cosa più congeniale, mollarla un po' e niente, dedichiamoci quindi a un dico sano alcolismo. No, scherzo, penso che questo sia un momento che possiamo dedicare proprio a farci delle domande, a riflettere insieme su se qualcosa è rimasto in sospeso, se avete delle considerazioni anche proprio a commento. In generale, mi piacerebbe che fosse più vostro adesso lo spazio di videocamera e di microfono. Per questo, come vi ricordavo, vi proponevo all'inizio, se avete voglia ovviamente, altrimenti vi leggo delle filastrocche, di prenotarvi con una X anche solo per dire ciao, mi chiamo, prendiamo un nome a caso, mi chiamo Carlotta e vengo dalla Puglia. Io penso che la prossima volta vorrei invece trattare anche il tema di persone che scrivono bene ma con mani a sei dita. Potrebbe essere una nuova frontiera della nostra riflessione insieme. Metti che facciamo il 2, non so dire. Allora, Sebastiano direi che si è prenotato prima già con la citazione giusta, quindi se con la buona pace di Enrico possiamo aprirgli tutti i boccaporti, microfono, video. Prova, Seba. Ti manca ancora il microfono? Ok, Perfetto. ci sono. Ciao. Bentrovato, innanzitutto, ciao finalmente, sento le vostre voci, sono molto contenta. Allora, no, ti volevo chiedere se hai altri consigli di lettura su autori che secondo te sono parecchio utili in questo cammino, appunto, verso la scrittura in generale. Sì, penso di averne un lungo elenco. Faccio la cosa più intelligente, che mi sembra più intelligente in questo momento. Mi segno sullo stesso foglio di farvi un elenco. Ok. Perché vorrei risponderti alla cavolo in questo momento dicendoti un nome e non gli altri otto. Quindi fare un elenco di autori. Vorresti qualcosa di più narrativo o saggistico? Ma allora qualcosa di? Mezzo e mezzo. Allora, in prima battuta direi qualcosa di narrativo proprio perché mi piace. Questa creatività, questo saper mettere nero su bianco dei mondi e delle situazioni, però chiaramente anche saggistico. Dunque, anche quando hai consigliato Fruttero e Lucentini, che magari hanno un taglio più di aiuto, ecco, più sulla scrittura,
insomma, mi sono trovato bene, però proprio sul narrativo. No, sì, guarda, te ne consiglio subito uno che adesso sto per riprendere in mano, che è un libro che è una bomba, si chiama, vado sempre a cercare il suo cognome perché per me è impronunciabile, è Una vita come tante di Hanya Yanagihara, e spero di pronunciarlo bene, Una vita come tante, e con quello ti metto a posto per un po' perché sono tipo 2000 pagine, quindi per un po' ti ho seduto, credo, però è un libro veramente splendido, ma oltre a questo, che è veramente una bomba, vedrò di fare un elenco molto volentieri rispetto a quello che è. Quindi i tuoi preferiti sono stati Fruttero Lucentini. Vabbè, Foster Wallace ti ha preso la brocca in testa, l'hai anche disegnato, è stata un'esplosione proprio nella tua vita. Sì, assolutamente. No, è stato bello. Cioè, allora, innanzitutto mi è piaciuto più di tutti, appunto Foster Wallace. Per assurdo, Fruttero e Lucentini sono quelli che mi sono piaciuti di meno, in realtà. Adesso Eggers mi ha preso parecchio. No, la cosa che mi è piaciuta parecchio, appunto, è stato quello di poi di riversare l'immagine della tutto il contenuto immaginifico poi in illustrazioni, che appunto l'illustrazione è una materia che ho ripreso anche grazie a questo corso, dunque ti devo tanto. Copywriting, illustrazione, cioè chi è riuscito a cucinare per la prima volta l'hummus. Sono successe delle cose incredibili in questo mese e mezzo. Sai, è stato proprio un lungo periodo di tempo, penso che per tutti quanti noi, che chi più, chi meno, chi seconda del lavoro, chi no, è riuscito a seguire un po' tutto il percorso. Io non so se tu ti ricordi il 27 aprile di quest'anno, come cosa facevi? Insomma, rispetto al 4 giugno di quest'anno, insomma, è cambiato un po' tutto, ecco, essenzialmente. Si è Dopo cambiato lungo. tutto, però insomma sono riuscito a portare un po' di buono anche in questo periodo, perché insomma non era bello lasciarsi andare così alle cose brutte, all'angoscia, dunque forse anche il discorso di leggere di più mi ha aiutato a guardare questa situazione un attimo più da lontano, con occhio distaccato. Dai, questo è copywriting per il sociale, proprio per aiutarci tutti, un gruppo di auto mutuo aiuto. Intanto rispondo mentre chiacchieriamo anche a Mari e Francesca Albertelli. Sì, Francesca, se vedi che non ti ho risposto è strano, quindi riscrivimi che magari ho perso le mail. E ne approfitto per dire, grazie a lei, che è stato anche graduale la quantità di contenuti vostri che ho avuto modo di piacere di leggere nel tempo. All'inizio un'esplosione galattica, e avete scritto tanto, tantissimo, sempre, assolutamente. Poi con piacere e buona pace anche del corso avete ripreso tutti quanti un po' a uscire, chi a lavorare, chi a fare le proprie cose, chi a dedicarsi a lavoro, paralavoro, eccetera. Quindi hai visto anche una diminuzione, no, del lavoro a casa, ma con piacere, perché insomma mi auguravo per voi che foste assolutamente presi da piaceri dionisiaci e progetti autorigeneranti, quindi mi sono augurata questo in quest'ultimo periodo di percorso insieme, ecco. Assolutamente. Comunque, se ti trovi a passare da... Io adesso sono a Trento, però se ti trovi a passare dalla Sicilia... Ah, ecco, dici, tra le due cosa scegliere, ahimè. Guarda, facciamo tutte e due, dai, così non Sì, mi tolgo il... assolutamente, anche se sei a Trento, insomma, Col Trento vengo ti... a inizio luglio. Ok. Bene, 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 tanto c'è Paolo, insomma. In che zona? Dove? Sì, in che città sei della Sicilia? In che zona della Sicilia sei? Catania, Si può Sicilia fare, Ionica. ok, si può fare. Abbiamo deliberato, benissimo. Visto che hai detto Catania, allora va bene. Dai, Perfetto. dai. Grazie, Lucia. Figurati, grazie a voi, è stato bello. Intanto, insieme a te presente, leggo, cioè chi vuole aprire videocamera si può, siamo in 33, quindi l'applicazione GoToMeeting dovrebbe reggere molto tranquillamente questo numero relativamente contenuto, quindi sentitevi liberi a patto che non siate nudi o in pigiama. Allora, Claudia, volevo ringraziarti per tutto quello che ci hai dato, sempre molto stimolante, sei molto carina. Ti volevo chiedere come possiamo approcciarci al mondo del lavoro in questo campo, perché è
mi metti in difficoltà, però capisco sia difficile come domanda, e per quanto fantastico un corso come questo non sia sufficiente come formazione. Sì. Allora, la verità è anche in questo caso che non c'è una regola, cioè rispetto ad altri amici che fanno questo stesso mestiere, mi sembra di poter dire che veniamo tutti da formazioni differenti. Quello che mi sembra di poter... di aver capito un po', però qui ti rispondo proprio personalmente, quindi questa mia risposta è soggettiva, totalmente arbitraria di parte. Generalmente vince chi si vende molto bene. Adesso questa sarà una risposta un po' paracula, però nel momento in cui non hai delle competenze, innanzitutto come fai ad acquisirle? Ora, immagino che ci siano corsi di formazione, anche di alta formazione nel mondo della comunicazione, oltre a quelli che ti può fornire anche l'università pubblica o l'università privata, quindi sicuramente c'è questo tipo di percorso. Dall'altra, mi sembra di poter affermare che ho visto anche tanti un po' reinventarsi. Ora, io se non ricordo male, tu lavori nel mondo dell'hotellerie, quindi del turismo, della ricezione, e mi viene in mente così, ma proprio chiacchierando liberamente insieme. Perché non rivolgersi a quelle agenzie, a quelle entità, aziende che hanno bisogno di parlare di viaggio e di hotel? A me capita, ad esempio, io non sono una specialista di queste cose, l'ho dovuto imparare come funziona un hotel, questo e quell'altro. Sto proprio pensando ad alta voce, non è nulla di strutturato, però io fossi in te, inizierei a preparare dei testi scritti. Perché, come diceva Sara prima, il contenuto fatto bene è un contenuto di valore, è un contenuto che puoi vendere. Quindi, ad esempio, nel momento in cui tu conoscerai miriadi di tour operator, cercano quei contenuti da mettere dentro i cataloghi, li vedevamo insieme a Francesco Nappi, quelli che facevamo io e lui, chi ha quella competenza lì perché ci lavora mi dà 10 a 0 a me, perché sa già tutto quello che, quali sono i punti di forza, quali sono le cose di cui parlare. Quindi io la tenterei, se tu dici guarda, io ho la velleità della scrittura, io la voglio praticare, voglio reinventarmi di nuovo, io ad esempio nel tuo caso specifico proverei ad esempio a fare due o tre test di questo tipo e a rivolgermi direttamente a chi si occupa della comunicazione dei tour operator. Trovi questi recapiti online perché loro sono alla continua ricerca di contenuti di valore e anche, ad esempio, poi incappano in blogger online e chiedono a quei blogger di poter usare i loro contenuti. Quindi nel tuo caso, ecco, ho provato a darti questa chiave, ma giusto perché mi ricordo il tuo caso specifico. Poi è chiaro che se invece uno mi dice, guarda, io ho 19 anni, voglio fare il copywriter, e ti dico, ok, allora potremmo provare così, potresti fare l'università pubblica che si occupa di comunicazione oppure iscriverti a uno Yad Yad Yod e tutti gli altri e quello potrebbe essere una via. Ovviamente come tutti consigliano, e questo è sempre un sacco vero in qualsiasi settore, dalla piadina alla presidenza del consiglio, i contatti contano. Per cui farsi rete, attaccare pezze su LinkedIn a gente che vedi che fa roba che ti piace. Funziona tutta questa storia qui, soprattutto in un mondo fatto di social network, quindi stalkerate durissimo chiunque, fino a essere veramente spudorati, perché va bene, cioè ci sta, ecco, se il fine è quello di realizzarsi e essere felici nei limiti delle norme, ecco, sociali, civili, condivise, mi sembra una buona idea. Master contro master, workshop, eccetera, certamente ci mancherebbe altro, buttarsi nelle cose un po' anche alla cavolo. Benvenga, ci mancherebbe. Vedo Seba che hai un'altra domanda. Sì, sono rimasto tra l'altro col microfono acceso, dunque. Allora, una cosa che mi è venuta in mente spesso, visto che te hai detto insomma che lavori in agenzia, io in passato da grafico ho lavorato anche in agenzia, spesso mi sono capitate delle dinamiche un po' da così, di lavori da bottega, tra virgolette. Cioè dire, mi spiego meglio, dei lavori dove magari il budget non è altissimo e non si ha molto tempo appunto da dedicare alla campagna di turno, oppure non lo so, magari essendo appunto dei lavori piccoli semplicemente al manifesto di turno. Tu personalmente, co come affronti questi momenti che magari non sono molto
molto appaganti perché hai la pressione appunto del dover finire prima, perché appunto essendo un lavoro da bottega o comunque essendo un lavoro dove ti si sono messi tanti, stati messi davanti tanti paletti, non hai potuto magari mettere il top che vorresti mettere in tutto. Ok. Infatti, punto. Cioè non puoi, se a un certo punto parte di questo lavoro è gestire, abbracciare intensamente la frustrazione, che penso che sia parte proprio del lavoro creativo in generale in tantissimi settori. A volte abbiamo, credo che sia normale per grafici, copy, cantanti, ballerini, abbiamo la pretesa della perfezione, ma ci sono limiti tecnici entro i quali dobbiamo stare. Io purtroppo sono una dei perfezionisti rompimaroni, per cui voglio sempre fare le robe. Non sempre è possibile perché hai troppi progetti, alcuni non hanno budget, per altri non c'è il tempo materiale. A un certo punto non ti dico smarmella assolutamente, però scendi a patti con i limiti oggettivi entro i quali puoi lavorare. A volte quando ci sono delle robe che mi sembrano impossibili nel mio ambito, quindi quello del copywriting stretto, tendo a prenderlo un po' come un esercizio, non ti dico dell'enigmistica, ma di cruciverbi splendidi, cioè vediamo anche stanti questi elementi, questo contesto limitante o limitato che ho, vediamo quello che riusciamo a tirarne fuori. Poi, appunto, l'utopia è sempre molto alta, la realizzazione, lo sai benissimo anche tu, poi a volte passa anche attraverso il cliente, le modifiche del cliente, quello che pensa il collega del cliente, cioè poi sai bene che iter devono subire i progetti, le idee che abbiamo per lungo tempo covato. Per cui sì, diciamo che a volte mi verrebbe da dire prenderla meno sul serio è l'unico modo, ma per sopravvivere, non per altro. Sì, Daniele Rigoli, è decisamente tornato il tempo di aprire tutto. Sì, a volte bisogna, ragazzi, perché altrimenti diventa troppo complicato e uno impazzisce di ansia. Non puoi, cioè, oddio, puoi, ci mancherebbe solo, magari non te lo auguro, ecco, di impazzire di ansia per questo. Quindi, No, te insomma. lo dico perché dire, da grafico mi sono capitato delle situazioni paradossali di dove magari l'art director mi chiedeva di prendere roba stock da 3PIC, per esempio, e io avrei, piuttosto che far quello, veramente mi sarei tagliato le dita. È così. Poi mi ricordo alcune nefandezze che ho scritto e ancora me ne vergogno e non lo dico a nessuno. E fa parte del lavoro e va bene. E immaginati come, chissà cosa non vedono i pizzaioli con pizze con sopra ananas e tortellini. Immagino che anche loro vogliano morire ogni tanto. Ma quello penso sia implicito in ogni mestiere, purtroppo. Per cui, insomma, quanto tempo vuoi fare per le battute dopo? Una domanda successiva a questa che mi viene appunto conseguente. Quanto è importante nella costruzione di un portfolio, ok, saper cioè dire più che quanto è importante, come si dovrebbe comportare un copy, che è poi la stessa cosa di come si dovrebbe comportare un grafico quando ha un portfolio lavori che veramente sono stati troppo mediati appunto dal cliente, dunque hanno perso nettamente bellezza, magari da quella che era l'idea iniziale, oppure non lo so, troppi lavori low budget dove sono stati ridotti un sacco di... Ecco, che cosa mettiamo in portfolio? Questo. Domanda delicata. Ne approfitto solo per ringraziare Maria delle sue belle parole e anche Sonia, entrambe. Dunque, cosa mettiamo e cosa no? E lì, secondo me, a volte buon grafico sta a te capire anche in maniera creativa come vendere meglio il tuo materiale, nel senso, alla fine della fiera, cioè, che tu dichiari il fatto che questo progetto l'hai fatto con Noberasco Nocciole. Va benissimo, tu affermi che con l'azienda, un'azienda strutturata con un percorso alle spalle importante, eccetera, ti ha voluto come grafico, insomma, un status, motivo di riconoscimento. Allo stesso tempo, però, magari per una serie di fenomeni che tu conosci, cioè di mediazione col cliente, di mediazione, una lunga serie di, hai dovuto dall'idea che avevi rappresentarne una con
qualitativamente inferiore secondo il tuo punto di vista. Beh, a quel punto lì io ti direi metti quella superiore. Cioè, quello che cerco di dirti è questo, e lo dico spesso anche a me, quasi nessuno poi va a certificare il tuo portfolio. Non c'è nessuno che fa una foto col telefono, va su Google Immagini e va a cercare la campagna che hai fatto te. Quindi tanto vale che la spari la più alto qualitativo possibile. Ti invito sempre a rimanere nelle norme di legge, eccetera, eccetera. Però se è una roba che hai fatto tu, se è frutto del tuo pensiero, del tuo lavoro, della tua opera, a quel punto metti il meglio che puoi mettere. Poi, in un secondo momento, quando ti chiederanno ma come mai noi abbiamo cercato su Google la campagna Nocciole Libere di Noberasco e era diversa dalla tua, dice un rework. Però l'importante quando ti vendi è proprio fare la ruota di pavone fatta bene. Quindi, insomma, questo mi sentirei di dire. Ecco. E niente, dunque, sulla coda da figurati, sulla coda da pavona direi che abbiamo raggiunto l'apice del metaforico, insomma, anche all'interno di questo ultimo incontro. E allora, vi rinnovo quindi il fatto che la mail resta aperta, ancora dobbiamo parlare di esercizi, cose, eccetera, eccetera, l'elenco delle letture che testè abbiamo detto, per cui, insomma, non prendiamolo come un addio, non piangete, io cercherò di non farlo, sarà complicato, a parte gli scherzi è stato molto bello. Ho imparato un botto di robe e grazie a questo gruppo di lavoro è stato veramente tanto interessante e magari speriamo che non serva un'altra emergenza mondiale perché ci troviamo a fare una cosa di questo tipo, quindi vi ringrazio davvero tutti, è stato un bellissimo, bellissimo percorso insieme. Grazie davvero. Grazie. E arriveranno le registrazioni, ve lo giuro. Ve le mando uno per uno. Dei glitters e delle emoticons. Grazie, grazie. Ciao, bye. Grazie. Ciao. Grazie a tutti i compagni del gruppo di lavoro e del trabajo. Grazie a voi.